Ciao amici, oggi voglio costruire un nuovo gioco per i cani. Questo è un cartone, sarà 2-3 mm. L'ho ripreso da un album da disegno e dobbiamo ricavare 4 rettangoli, ok? Quindi adesso andiamo a prendere le misure e incominciamo a lavorare. Ok ragazzi, dopo aver preso tutte le misure, incominciamo a tagliare col taglierino. Aspetta, però forse non si taglia. Beh, comunque proviamo a tagliare con il taglierino e poi vi serve... Cioè, io non so ancora come fare il buco, però poi vediamo, insomma, in qualche modo lo faremo. Poi vi servono 3 scatoline. Queste sono dello yogurt, potete usare anche quelle del tonno. Io ho preso quello dello yogurt perché ce li avevo. E così ricicliamo un po', mi raccomando, eh. A me me ne manca una, poi dopo ve lo dico per sé. Me ne servono 4. Ma continuiamo. Farvi vedere che intanto che lavora lei dorme, riposa. Ok ragazzi, allora abbiamo ricavato i 4, come vedete, abbiamo ricavato i 4 cartoncini. Adesso, non so se vedete, sono un po' da rifinire, così da farli più belli. E come avevate visto prima, vedete, sono 3, quindi adesso me ne devo mangiare uno. Ecco ragazzi, vedete, questo è quello che ho preso io. Voi potete prendere, cioè, quello che volete, anche il tonno comunque va bene. Bravo, allora sporcati tutta. Allora io di solito ci metto dentro il Nesquik. Comunque non so proprio niente, oppure potete metterci dei lamponi, mirtilli, quello che volete, e questo può mangiarlo anche il vostro cane. Yogurt greco magro. Dopo che l'avete finito, potete sciacquarlo e utilizzarlo per il gioco. Ciao! Ciao ragazzi, allora, io ho trovato questo per limare bene e come vedete, comunque, funziona, ovviamente, così da poter rifinire bene tutto il lavoro, mi raccomando. Alla fine sono cose che trovate in casa, che riciclate, quindi vabbè, non è che possono essere perfette, non è che ve l'ha tagliato il macchinario. Quindi perfetto. Ah, e poi al posto del cartoncino potete usare anche il legno, solo che io in casa non ce l'ho, non ho neanche l'arnese per tagliarlo e quindi mi sono arrangiata con quello che ho in casa. Taglierino, cartoncino, poi vedremo bene come fare il foro. Ok, eccoli qua, tutti e 4, fatti.
Ok ragazzi, fate il foro con questo chiodino, con questo, e procuratevi un martello. Allora, io vi consiglio di utilizzare la colla a caldo per incollare i vasetti e procediamo. Ok ragazzi, dopo aver incollato i vostri vasetti alla base, prendete uno stuzzicadente e fate esattamente come ho fatto con questo, poi inserite anche l'altro, vedete così. Ok, poi potete all'inizio fare anche soltanto prima solo uno, cioè ad esempio così. E poi mettere solo la base, solo sopra, ok, fare così e incominciare a lasciarlo così. E all'interno qui all'interno mettete il prosciutto, quello che avete che utilizzate come bocconcino, e il vostro cane cercherà di muovere questo pezzo cercherà di muoverlo col naso, oppure con la zampa. E poi potete, invece di mettere un altro, ok, così. E la stessa cosa, poi potete all'inizio farlo un po' più alto, un po' più così, e poi anche qua sopra mettete questo, così il vostro cane cercherà di farlo. E adesso proviamo a farlo conoscere alla Shanti. Ok, Shanti, cerca. Bravissima! Shanti, cerca, cerca. Brava, Shanti! Come vedete, lei ha usato il muso. Brava! Come avete visto, Shanti è subito riuscita a prendere i bocconcini. Ovviamente, come potete vedere, potete aggiungere ogni volta altri vasetti, quindi il gioco è anche a più livelli. Prima potete lasciare solo due vasetti e la base, e poi aggiungere altri vasetti, un'altra base, altri vasetti e un'altra base, così che il cane ogni volta diciamo si ingegna a come prendere il pezzettino di prosciutto, quello che li mettete. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un altro video. Ciao!